dappertutto, sullo spartito d'accompagnamento di una partita folle, sulla maglia numero 7 di quel pazzo che nemmeno nella sua più fervida immaginazione avrebbe potuto disegnare un esordio così. Ma era inciso anche sul volto di una squadra mai stanca ad attaccare nonostante tutto. Il gol dello svantaggio alla prima occasione del Palermo, il 2-0 proprio quando la pressione stava diventando sempre più forte. E poi, persino un palo in fuorigioco nel finale del primo tempo, quando invece sarebbe stato fondamentale ridurre almeno la distanza. Nemmeno allora si è arresa l'Inter di Leonardo all'attacco con tre punte, invece, dall'inizio del secondo tempo, decisa a risollevarsi a tutti i costi, oltre ogni logica del calcio, che è sempre lì, pronta a ripetere che, quando non va, la giornata non si può raddrizzare. Invece, ci hanno provato proprio Karzai e Pazzini, primo bomber della nazionale dai tempi di Vieri. L'attaccante in più che mancava dall'addio di Balotelli, nessuno era riuscito a entrare e decidere nei primi sei mesi, né Biabiani subentrato 5 volte e neppure Coutinho inserito 4 volte a partita in corso. Mancava lui, ora c'è. C'è di nuovo Giulio Cesar, decisivo come sempre, come se non si fosse mai fermato. Un portiere garanzia, un Maicon inarrestabile almeno quanto Zanetti, un attacco con Milito, un instancabile Tò, Pazzini, la punta dei 2 gol e un rigore guadagnato nei primi 45 minuti di Inter, tenendo sempre viva la sensazione che la squadra potesse farcela, fino a tradurla in realtà e a conservarla con un incredibile salvataggio. Pazzini, Giulio Cesar, estremi di una pazza impresa. Per Sky Sport 24, Silvia Vallini. Naturalmente.